Nicola Savino passa a TV8 per il game show delle 20,30, un sogno che si realizza. Il conduttore entra nella squadra di TV8 con uno show quotidiano nella fascia delle 20:30. Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi. Siamo molto amici, la persona non la perdo. Svolta nella carriera di Nicola Savino. Il poliedrico conduttore entra nella squadra di TV8 con un nuovo ruolo, da settembre sarà alla conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20:30. Per Nicola Savino è un desiderio che si realizza, il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno di famiglia. TV8. Una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità, ad accettare ci ho messo 8 secondi. Il format. Ma quale show condurrà Nicola Savino su TV8? Si tratta di un format il cui titolo è ancora provvisorio, prodotto da Banijay Italia, e che vede come protagonista le abitudini e le opinioni degli italiani. I concorrenti in gara, infatti, dovranno provare a indovinare i gusti degli italiani, indagando e approfondendo le curiosità in un viaggio divertente per le storie d'Italia. Antonella D'Enrico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha espresso soddisfazione per il nuovo acquisto. Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su TV8, uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell'ironia intelligente e originale la sua cifra. Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi. Anche Pier Silvio Berlusconi. In fase di presentazione dei palinsesti Mediaset nella serata di ieri, si è detto felice che talent storici di Mediaset, riferendosi proprio a Nicola Savino e alla stessa Alessia Marcuzzi, che la prossima stagione sarà a Rai 2, sperimentano nuove forme e nuovi linguaggi altrove, augurandosi inoltre che le strade non si dividano del tutto. Su Nicola Savino, in particolare, questo è stato l'augurio di Pier Silvio Berlusconi. Registrato da Fanpage. It, con Nicola Savino siamo anche molto amici, quindi la persona non la perdo, il professionista è giusto che faccia le sue scelte. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.